Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi 23 di dicembre, un video un po' atipico rispetto a quelli che faccio di solito, perché non vi parlerò di car detailing, visto che oggi sono in ferie, così recupero il mio mal di schiena, spero. Sono in autostrada, c'è un nebbione da paura no, perché noi di Mantova siamo abituati a nebbie ben diverse, e sto andando a Reggio Emilia, la stazione AV Medio Padana. 22, scarsa visibilità. Ecco, lo dice anche il navigatore, scarsa visibilità. Sto andando a Reggio Emilia a prendere mio figlio Gabriel, che arriva da Roma finalmente, da settembre che non lo vedo, e andiamo a farci una bella giornatina a Gardaland, il Magic Winter. Visto che noi siamo abbonati fedelissimi a Gardaland, oggi ci facciamo un video e andiamo a vedere le novità 2021 del Winter, sperando che abbiano fatto un buon lavoro. So che lo spettacolo nuovo che hanno proposto, ho guardato un po' di recensioni, ne parlano molto bene, e così ci facciamo un video atipico. Se avete voglia di seguirci e di guardarci insieme, andiamo a Gardaland. Io vi saluto, non guardo in camera perché ovviamente sto guidando, e noi ci vediamo dopo. Che ricordi, Campo Gagliano, la Bugatti, stabilimento Bugatti, completamente deserto. Già. Bene, ora scendo in stazione e attendo che arrivi Gabriel. Io non vi ho mai parlato della mia storia personale, non so se lo farò, forse un giorno, ma adesso guardo il fatto che sta arrivando e poi ci riabbracciamo finalmente, e poi andiamo a Gardaland. E dai, questo e poi devo cambiare, non posso continuare a dire poi. A dopo. Penso che GGG, il grande gigante gentile, sia arrivato. Da 15 anni, ma è alto più di me. Adesso vediamo quando scende se è arrivato GGG. Io sto morendo di freddo. Caspita che freddo, ho le mani congelate. È arrivato, okay. GGG, grande gigante gentile. Ciao. E questo è Gabriel. Piacere. Aspetta, vai. Ricordatevi di iscrivervi al canale di mio papà e mettere il like. Ci vediamo dopo. Siamo appena arrivati al parco, questa è l'entrata. Jumanji, novità 2022. Poi dai, trovare una giornata così va bene, va sì. Bene, noi siamo membership del parco. Siamo super abbonati, viviamo qua praticamente. Però dai, oggi 3 gradi. Non eravamo ancora riusciti a venire quest'anno per il Magic Winter, anche perché Gabriel è arrivato oggi. Io sono arrivato oggi. Oh, rientriamo, anche se qua non c'è molta tematizzazione ancora, però eccoci. Gabriel? Sì. Ecco. Guarda noi questo. Sì. Ci guardiamo, guarda, da soli. Prezzemolo con le LED. Dov'è? È qua. Ah. Facciamo una foto qua, dai, così. Sì. Questa è una musica. Musica. Notte è bello, con questi bianchi. Ecco, a me questi cavalli qua non piacciono per niente, non hanno nessuna idea di Natale. I cavallini non c'entrano con Natale, gli alberelli sì. Sì, gli però alberelli con le luci sì. Poi c'è Babbo Natale lì. Esperto di guarda. Fai vedere la data. La data. 19/7/1975, giorno dell'apertura del parco. Ancora dall'apertura del parco nel 75. Lì dentro una volta c'era una sala, adesso non so se c'è ancora, comunque è un bel negozio. Quest'area qua era medievale, è un'area che mi piace. Ho la mano congelata. Lì c'è Riccardo, eccolo. Abbiamo trovato Ricky. Riccardo selvatico. Ricky C. Guardatelo, è lui. È proprio lui, quel cappellino. Allora, non c'è capitato quasi mai di trovare il parco così vuoto. Non
so se l'estate è difficile. L'estate è possibile, ma anche per Magic Winter. È vero che oggi è il primo giorno di vacanze da scuola, però non c'è nessuno. Anche quest'area qui, sì, ci sono i pupazzi di Natale, i pupazzi di neve, però non c'è la neve sul prato. Secondo me era da mettere, comunque vabbè. Là abbiamo Raptor, novità 2022. Sì, qua ci sono i biglietti, cioè è l'unico che è rimasto. Qua sopra abbiamo Raptor, un'altezza di 33 metri. Davanti anche gli addobbi qui sui carini, sì. Qua diceva Tauber che è iniziato tutto il progetto di Gardaland. Ciao, stavamo dicendo, qua è iniziato il progetto di Gardaland con tutti i disegni. Allora io riprendo e tu parli. Ok. Rassegna del presepio. L'estate non è così, in estate non si vede nulla. Ebbene, ci sono le foglie, grazie. Zero. Adesso andiamo a vedere il favoloso emporio di Natale. Sì. Andiamo a salutare i nostri anche amici artisti. Là abbiamo Mammut. E dopo ci andiamo. Quest'anno, allora, non lo sapete, ma io anni fa ho fatto lo spot pubblicitario del Mammut, che è una delle attrazioni qua di Gardaland. Dove ero vestito da eschimese. L'avevo mandato per scherzo la mia foto e mi hanno preso insieme ad altri amici. È stata una bellissima esperienza. Quest'anno mi sono ritrovato di nuovo su tutte le locandine e le pubblicità di Gardaland. Forse sono un po' riconoscibile. Adesso se becco una delle foto ve la faccio vedere. Ciao Marco. Allora Gabriel dice che hanno ripulito la facciata, effettivamente l'hanno ripulita. La prima attrazione a tema Jumanji al mondo. Curiosone. Qui vi faccio vedere un attimo Ramses, effettivamente pulito, ricorda i vecchi tempi della Valle dei Re, a parte quella schifezza di Ramses che, e dell'occhio, quella lì che era la scritta che a me non è piaciuto quando hanno fatto Ramses, era molto meglio la Valle dei Re. Il Babbo Natale, che poi andiamo a vedere, che l'hanno fatta per la prima volta 2 anni fa, era molto molto bello. Questi praticamente sono i plastici che venivano fatti prima di realizzare l'attrazione e poi per presentarli anche ai finanziatori, no? Per come sarebbe stata poi l'attrazione. Poi in realtà magari qualcosa non è così. Questa sarebbe, allora, questa qui è le Jungle Rapid, che figata. Questo qui è Fuga d'Atlantide, bellissimo. Realizzate il semolo. E questo è il Mammut. Questo l'avevo già visto a Milano, perché poi avendo fatto anche lo spot. Fatto il Mammut. Questa qui è la parte sotto dell'ultima parte del percorso dei corsari. Adesso Gabriel si è messo anche la luce. Mammut. Guarda, ti vedo nel trenino. Mi vedi? Sul trenino? Questo è il prezzemolo che a me piace di più. Questo è il primo prezzemolo, quello vecchio. Questo qua tu non te lo ricordi quando eri piccolo. Ma ci sono dei spot pubblicitari. C'era all'interno del Transgardaland Express, c'era questo qua. Dopo hanno messo il corpo di quello
corpo di quello e la testa di questo. Modificato. Questa è la parte che mi piace di più, l'albero di prezzemolo. È fatto veramente bene. Bello, bello, bello. I dettagli dei piccoli personaggi del parco. Quanto manca il pre-show? Sì. Però quest'anno nello spettacolo c'è l'orchestra dal vivo. Qui siamo. Ma le luci messe nella parte. La mia parte preferita del parco, ovvero tutta l'area del villaggio inglese e ovviamente la parte dei corsari. Cioè, è sempre peggio, eh? Guarda. Guarda Sergio. Che Sergio poi sarebbe lui, ma vabbè, ma risponde lui. Allora, la terza scena, quella della spiaggia col coccodrillo, le luci erano completamente spente, quindi non si vedeva nulla. Poi andiamo alla locanda che gli animatronics non funzionano. Peccato, questa attrazione qua che è sempre stata la mia preferita, i corsari, era il fiore all'occhiello di Gardaland. Non so perché la tengano aperta e poi non funziona niente. Io a volte mi chiedo il perché, tutte le volte mi piange il cuore perché è la mia attrazione preferita e lasciata così, lasciata andare così, secondo me anche quando poi devi sistemarla dovrai spendere tanti soldi perché a forza di non fare niente, di non fare manutenzione poi ci riduciamo così. Peccato davvero, dai Gardaland, su, fai un parco meraviglioso, fai qualcosa per migliorarti almeno su queste cose. Ora entriamo nel Covo dei Bucanieri. Covo dei Bucanieri, dove qua sopra c'è abbiamo un quadro bellissimo che, fatto da, e tra l'altro da questo quadro c'è un libro che ho scritto un po' di anni fa sui corsari. Qui siamo nel mio regno, ci hanno anche dato i biscotti, il biscotto appena fatto, buonissimo. Questo era diverso, ti ricordi? Sì. Ecco, escono i giocattoli, dei prezzemoli che escono. C'è anche l'elfo. Allora, Alicante, Spagna, no? Parigi, Francia, Francese, no? Italia, quella qua! Scusate, ma sono portata. C'è anche l'elfo.
Comunque qua siamo nel mio regno, quello natalizio, bello, bello, bello. Mannaggia, eccole qua, fantastico. Prego, accomodatevi. Ciao, ben arrivati. Ciao. Voi come state? Siete bene? Bene, bene, grazie. Tutto fantastico. Beh, un'altra anche per voi due, compilate insieme. Prego, accomodatevi. Soldi e felicità. Certo. Passi per mio fratello. Vediamo un po' le orecchie. Vieni, strici. Una anche a te, due insieme. Una anche a te. Una anche a voi insieme. Fantastico, venite con me. Dietro. No, non posso. Credo di sì. No, dietro. Qua. No, mezzo sì. Proprio. No, amore, che c'è, dai. Guardate tu. Lo metto sul naso, guarda. Con la vostra letterina. La piego. Vieni in equilibrio. Quando ti dico la puoi prendere, la prendi. Va bene. Fai. Sì, vai. Fantastico, continuate a scrivere. Grazie. Che faccio? Consegno direttamente a Babbo Natale? La metti qua, arriva Babbo Natale qua. Fantastico, la facciamo una foto? Sì, sì, va. Volentieri. Questa è una delle cose che... Sì, quella che c'è. Babbo Natale. Casa di Babbo Natale è bellissima come sempre. E i ragazzi animatori sono molto molto bravi. Comunque hanno modificato tutto il tracciato qua. Molto bravi. Ti ricordi? Sì, più o meno. E c'è l'orso polare. La casa di Babbo Natale è bellissima come sempre. Sì, bella, bella, bella. Fatta bene, vero? Sì, 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 fatta bene. Vediamo un colpo prima quando è saltato sul banco. Ti ricordi, questa è una terra buona? Proprio lo stesso. Una delle più belle aree del parco. Ovviamente l'albero di prezzemolo. E tutta la parte della Magic House che è all'interno. Soli. Siamo all'interno della Magic House e siamo da soli. Penso che sia in tantissimi anni che vengo a Gardner la prima volta che ritrovo a fare un'attrazione. Mi ritrovo a fare un'attrazione da soli. Però questa, almeno questa funziona bene. Questa è decisamente una delle mie attrazioni preferite, anche di Gabriel, perché l'effetto che dà è troppo troppo bello e divertente. Sì, sì. Merita davvero questa. E forza! Dove siamo? A Milano, mi faccio io. Dove siamo? Siamo a Miniland. Okay. Qua abbiamo l'altare della patria, i fori imperiali. Sponsor di Garda, non meno che la Coca-Cola. Questo funziona? No. Ah, c'è un tasto sotto però. Guarda che bello il Colosseo. Fatto molto bene. Abbiamo in Piazza Venezia. Ecco, questo è quello che piace tantissimo a me nella Miniland. Sì. Ah, se passava lì la beccava. Gli hotel, bello. L'albero di prezzemolo è bellissimo. Ce l'abbiamo qui, l'albero di prezzemolo. Solo che questo è un po' più colorato. Qua abbiamo Oblivion. Caduta verticale. Abbiamo l'entrata, la fontana con prezzemolo. Anche i Lego sono sempre affascinanti comunque. Sì. Cioè, beh, così sono, grosso, opere, sì, eh. Sono opere d'arte queste qua, perché non è facile costruire queste cose con i Lego, con i mattoncini. Guarda, però del popolo, cioè il Lego penso Spagna. Che sia un gioco è intramontabile, sono veramente belli. Con la sua luce.
sto per arrivare, Babbo Natale! Oh, 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 oh! Ciao! Ben trovato! Allora state tutti pronti! Ecco il grande pulsante! La magia sta per accadere! Iniziamo subito il conto alla rovescia! Aiutateci anche voi! Oh, 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 oh! 10, 9, 8, 7! Buone feste! Anche oggi la giornata finisce, adesso ce ne andiamo a casa. Belli, eh? Parte i cavalli. Sì, anche questi sono ancora di Prezzemolo in piedi, li hanno lasciati. Allora, la giornata, aspetta, è finita. Aspetta. Molto freddo. Finisce la nostra giornata a Gardaland insieme. Noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Buon Natale presto a tutti. Mettete like e iscrivetevi al canale. Sì, e continueremo a parlare di car detailing, e oggi era una giornata tipica di festa, abbiamo voluto condividerla con voi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Gardaland, alla prossima.